a fare un casting per andare nel pubblico di Uomini e Donne. Segno. Senior. Perché vuole trovare l'amore. Ricco. No, vabbè, stiamo andando da Magnolia, dalla signora Magnolia, a fare un provino per il programma di Enrico Papi. Mosca. Guess my age. Perché io non ti mostro, sembro una ragazzina, ma in realtà sono Mia mamma dimostra 15 anni, quindi le hanno detto venga, però non ci sarà Enrico Papi, purtroppo. Oggi ci sarà Ci sarà, registrazione. sì. Faremo il selfie con Sì, faremo il selfie con Enrico. selfie insieme agli altri, cioè da sola lo so fare, se c'è qualcun altro non sono capace, cioè non riesco a tenere il telefono con una mano, cioè fare tutto con una mano come fate Noi giovani. voi giovani, Noi giovani che riusciamo a tenere i telefoni in mano. ecco, abbiamo perso l'uscita per colpa di Questi vlog che fanno perdere le uscite delle autostrade. YouTube ci fa perdere le uscite. Vabbè, comunque adesso. Ma non facciamo una sosta. Vabbè. Ma andiamo sulla 1, la facciamo sulla 1. Va bene. Che bello l'autogrill. Prendo una rustichella. Anche se è mattina prendo la rustichella lo stesso. Un camogli. No, dicevo che stavi ponderando l'acquisto di un salvadanaio che fa il verso quando metti i soldi. Ah, stai facendo il vlog? Non mi ero accorto. Vabbè. Mia mamma non ha idea di come funzionino i vlog. Non prendo il vintino. No. Che ti vuoi? Che quando c'ho fuori la macchina vuol dire che sto vloggando. Piove! Ma tanto ci sono i WooCompra che ti vendono gli ombrelli. Ma ce l'abbiamo l'ombrello? Allora cosa ti lamenti? Avere l'ombrello sempre. Sai che ti ha detto il tizio del casting? La bamba, la bamba! E mi auguro che lui sia così veramente come scemo, come in TV, insomma. Enrico, non deluderci, che ti non prego. Sia stronzo con la puzza sotto il naso, quelle cose lì. Ah, speriamo, dai, Enrico. Noi crediamo in te. Ma io che reality ho fatto? Lui ha fatto un reality. La talpa. No, beh, so che io l'ho visto in un reality, cioè me lo ricordo proprio così, cioè lui se stesso, sempre stupido così, poi non lo so. Ma mia mamma pensa che tutto quello che c'è in tv è vero, quindi. Si basa sui reality Perché tu, allora, voi vi basate sui commenti, le cose che scrivo. Se voi li vedreste, se è giusto il verbo. Vedeste, potreste cambiare idea, perché capisci se una cosa è finta o no. No, mamma. Bene, tu rimani nella tua opinione e io rimango nella mia. Io non mi baso sui commenti, mi baso sulla gente che si lavora in TV che mi dice che è tutto finto. Punto. Non c'è. Your argument is invalid. Mic drop. Allora, fai amicizia oppure scopri se tra i tuoi follower c'è uno che lavora con Enrico Papi, tipo col Grande Fratello. Lavora, qualcuno di voi lavora col Grande Fratello? Per sapere se è davvero tutto finto. Mamma, ma te lo dico io, sì. Punto. Però le persone sono reali, sono se stesse, cioè non è che recitano, questo voglio dire.
non recitano una parte, sono naturali. Cioè, beh, se uno che recita è Malgioglio. Se uno è stronzo, se uno è stronzo, lo sgami subito che è stronzo. Sì, quello ok. Però hanno anche delle tracce di copione di cosa fare. Cioè, l'andazzo della storia all'interno della casa ce l'hanno. Comunque adesso però dovresti chiudere, perché noi non dovremmo sbagliare strada. Va bene. Noi perché dovremmo... se parli non riesci a capire dove vai. Se parlo non guardo i cartelli, cioè mi distrago. Va bene. Non siamo multitasking. No, dobbiamo vedere. E finirono a Varese. San Donato. Niente, siamo arrivati a San Donato, ma c'è il parcheggio pieno e siamo in coda. Viva! Viva Milano! Siamo anche un po' sceme noi, perché oggi è Black Friday e c'è praticamente la città imballata di gente. È sceme noi, se l'appuntamento ce lo danno... Enrico! E oggi? È colpa tua. Alle 3. Abbiamo di fianco dei rapper, tra l'altro. Yao Yao. E adesso, boh, resteremo qua per sempre. A me viene voglia di andare a chiedere qualcosa, ma magari non sanno niente neanche questi, cioè... Chiedi a questi qua di fianco che rappano. Ma chiedi tu che ma... sei un giovane. Hai visto che posti belli? Sì. Ma tutte quelle scale a ritorno non c'è un ascensore. Devo fare le scale a salire. C'è sicuramente l'ascensore. Ce l'hai le monetine? Non le monetine? Per i biglietti. Da 5 euro vanno in bene. Ecco. Sì, sì. Siamo arrivati. C'è Dirty Dancing. Andiamo a vedere Dirty Dancing. Comunque siamo arrivati a Porta Garibaldi. Adesso andiamo a mangiare. Mia mamma si è persa. Ma prima non andiamo a vedere dov'è quel posto là. Ma non è qua. Per saperti andare. È nelle strade. Sì, ma dobbiamo poi sapere. Dobbiamo andare là, poi tornare qua, poi tornare là. Facciamo come vuoi. Non ha senso. Convenite con me che non ha senso. Dicevo, c'è Dirty Dancing a teatro, perché non andiamo? Ma non c'è più, è morto. Ma no! Patrick Schweitz, a me piace. Come si chiama? Patrick Schweitz. Schitz. Sitz. Schweitz. Schweitz. Come cazzo si chiama? Mia mamma vorrebbe sapere se... Ruffini è tornato insieme a Diana del Bufalo. Se qualcuno di voi è informato sui gossip, ce lo faccia sapere. E lei è fortissima, simpaticissima. Simpatica. Lui non fa. Forse a me sta sul cazzo entrambi. Perché ti sta sul cazzo? Io l'ho vista lavorare con le suore, era bravissima. L'ha vista lavorare con le suore. Che Dio ci aiuti. Che Dio ci aiuti, anche in questo caso. Ah, è carino, sembra. C'è Sephora, è la fine, bene, fantastico. Il mio telefono, non posso fare una bella foto di tutta la piazza. Posso fare un pezzettino. E poi dice, cioè, non rende l'idea. Fai una bella foto del grattacielo. Mia mamma, vedete, fa le foto a un centimetro dalla propria faccia quando fa le foto. Poi praticamente lei, no? Si mette per fare la foto, poi quando schiaccia lo schermo, poi schiaccia troppo forte e la foto viene mossa. No, non è vero. No? No, no. Dimostramelo. Ti mostro la foto che ho fatto. È mossa. Vediamo. È scura forse. No, dai, va bene. Però, scusa, cos'è questo coso? Che cos'è storia, questo? Ah, hai detto, ma non c'è nessun semaforo qua, dove l'hai messo? Ma no, non, cioè, devi farla più ariosa. Ma col mio telefono non ha più niente qua. Non aria. Non aria. Vabbè. Abbiamo pranzato e adesso io mi sto bevendo. Sai come si chiama? James and the Girls, tipo, una roba del genere. Questo praticamente è caffè americano al cioccolato con panna e topping al caramello, per star leggeri, no? Mia mamma è sempre con la faccia dentro al telefono. Come tradizione, quando vado via con mia mamma ci siamo perse,
In realtà non ci siamo perse, cioè stiamo solo cercando la strada. Ma non... È giusto! È giusto! In realtà è facilissimo, cioè è vicinissimo, ma i nostri navigatori ci odiano e quindi abbiamo... Cioè il mio navigatore che, boh, non... sceglie lui se... Esatto, sceglie lui se funzionare o no. Quello di mia mamma ha capito che lei non è capace di usarlo e quindi fa come vuole. E quindi siamo abbandonati noi stessi in giro per Milano. Però forse ce l'abbiamo fatta. Enrico, arriviamo. Aspettaci. La indovino con una. Siamo arrivati. Siamo davanti alla sede di Magnolia. E davanti c'è il bar su e giù. E io appena l'ho visto ho pensato a Enrico Papi che dice su e giù e trick e track. Quindi secondo me è destino che mia madre vada a... al programma di Papi, perché è proprio l'universo che ci sta parlando e ci sta parlando come parla Enrico Papi. Cosa poetica, vero? Vero? Eh? Vero? Sì. La mamma è il numero 635. Dimmi. Mi hanno messo contro il muro con il numero come carcerati. Ti hanno dato una fucilata, no? Cos'è? No, mi hanno chiesto, di dire, intanto mi riprendevano nome e cognome, poi mi hanno detto di fare due passi avanti e mi hanno fatto fare la sfilata. Mi hanno fatto tornare indietro, ma hanno voluto vedere le mani. Sì. Vedi che non potevo farlo. Danno un segnale. Vedi che non potevo farlo, che ho le mani brutte. E cosa hai detto? Ho detto che... Che giochi a burraco. Che ho... Sì, cosa hai detto? Scusate, c'è una malattia. Bellissima. Ho la malattia per il burraco. Gioco online, e allora lei mi ha detto, quindi tornei quasi tutti i giorni, quasi. E niente, poi loro erano due, no, le tipe, poi c'erano dentro le altre, quelle due ragazze lì, sì. In pratica hanno provato a indovinare la mia età. Cosa ti hanno detto? L'hanno indovinata. Hanno detto 55, addirittura una mi sembra che ha detto 57 proprio. Ma è vacca. E io ho pensato, ma l'avrà letto sulla scheda, che abbiamo consegnato le schede. Vabbè. La vita è un'avventura, soprattutto gli ultimi anni di vita. Vabbè, non è che devo andare a morire, cioè. Ma io sono gli ultimi colpi, questi qua. Quando sono andata a vedere Roby a San Siro avevo detto che era l'ultima mattana che facevo e invece... E invece ci siamo persi nei benzinai di San Donato, che bello. Dai. Ci manca il tamponamento oggi, guarda. Allora. Bologna. Eravamo in riserva, no? Allora, prima benzina che abbiamo visto, siamo entrate. Tilt. Oh no! Oh no! Non c'è il servizio. Non c'è l'omino! Non c'è l'omino. C'era non c'è servizio. Neanche l'affare dei soldi. Non c'era l'affare dei soldi, no? Tragedia. Come si fa questi computer dei giovani del technology? Quindi siamo andate via, anche se eravamo in riserva. Cioè io gli cercavo di spiegare. Dentro, guarda, devi mettere l'importo, fai benzina, sì, e poi vai. La pompa, mica pompa, dai. Non dire queste parole. Eravamo in riserva, andiamo via. Poi io ho fatto notare a mia madre che in tangenziale est di Milano non ci sono benzinai e c'era la coda. Quindi, ok, usciamo a San Giuliano e cerchiamo un benzinaio. No, ce le chiamo benzinaio. Ci siamo guardate che era identico a quello che avevamo bidonato prima. No, era più bello.
Allora, se il benzinaio fa schifo, piuttosto che dargli soldi, moriamo nell'autostrada senza benzina. Però se avete il benzinaio lurido, noi non faremo mai benzina da voi, piuttosto facciamo l'autostop. E vabbè, comunque siamo sopravvissute. E adesso vedremo se arriveremo a casa. Io ho voglia di crocchette di patate. Siamo tornate a casa finalmente. Ce l'abbiamo fatta. Io sono già in pigiama, come potete vedere. Mi devo struccare. Tra un poco mangeremo la pizza. È stata un po' un'avventura, però ce l'abbiamo fatta. È stata una cosa molto diversa perché non avevo mai partecipato a nessun casting. Cioè, io non ho partecipato al casting, mia madre sì. Però vabbè, anche solo accompagnare qualcuno per gli studi, eccetera, è stato interessante, diciamo. E niente, adesso io vado a struccarmi, vado a mangiarmi la pizza. Stasera penso che guarderò Gomorra, la terza stagione, la sto seguendo. E boh, basta, non devo dirvi nient'altro. Spero che questo vlog vi sia piaciuto. Io cerco di vloggare quando faccio cose interessanti, perché il resto dei giorni non c'è molto da vedere. E quindi niente, io spero vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Sì, trica, 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 trica.